Eccoci, ciao Salvatore, ciao Patrick, ciao Alberto. Si è disputata la giornata di Champions e noi siamo qua così discutiamo un po' delle partite che si sono disputate. Facciamo un po' un dibattito relativo anche ad alcuni argomenti in realtà che ho messo in scaletta. Sono tre temi fondamentali. Il primo è cosa fare per ripartire, visto che noi in Champions League purtroppo siamo stati eliminati già a partire dagli ottavi, per cui nessuna squadra in questo caso, in questa stagione, è riuscita ad approdare ai quarti. E poi rifletteremo su quanto si punta sui giovani in Italia per andare a concludere la nostra oretta di trasmissione su capire quale possa essere la squadra che si sta esprimendo meglio e che magari può vincere la Champions. Quindi vi saluto, vi ringrazio, come state? Tutto a Grazie a te posto, dell'invito. Massimo, grazie. Ciao Massimo, tutto bene, grazie. Ciao, ciao Grazie. Alberto, ciao Salvatore. Com'è nelle vostre regioni adesso la situazione? Il calcio è fermo oppure si riparte? Che l'eccellenza da qualche parte sembra che possa ripartire, in altre situazioni invece no? Come siamo messi? In Abruzzo l'eccellenza. Vai, vai. Dicevo, in Abruzzo l'eccellenza è ripartita a sette squadre, quindi quelle squadre che hanno deciso di affrontare le spese necessarie per ripartire lo hanno fatto e stanno facendo una sorta di, ecco, mini campionato. Si porta avanti, insomma, il discorso poi delle promozioni per cercare di far andare avanti i campionati, ecco. Tu Salvatore invece che alleni, fra l'altro, in eccellenza. Sì, no, in Emilia-Romagna hanno aderito solo 11 società su 43, quindi anche in Emilia-Romagna domenica partirà questo mini torneo che designerà poi una unica vincitrice che andrà in Serie D. La mia società non ha aderito alla ripartenza per questioni di sicurezza legate al Covid, siccome c'erano stati dei focolai durante la stagione, ma anche ultimamente quando c'è stato qualche allenamento individuale. E direi che in maniera oggettiva si è deciso di non ripartire. Mi sembra anche giusto, sinceramente, anche perché fare dei tornei così stretti e designare una squadra che vada in Serie D a sostituire una società di Serie D che retrocede dopo 34 partite, giocate anche con tutte le problematiche legate al Covid, non mi sembra nemmeno proporzionato. Però, niente, la FIGC ha fatto questa scelta abbastanza discutibile. E noi non abbiamo aderito. Tra l'altro, il mercato è ancora aperto. Adesso si sta verificando un mercato modello fantacalcio dove la squadra di ogni provincia si accaparra tutti i giocatori della provincia e dimentica qual era la sua struttura di squadra. Quindi, le squadre completamente rivoluzionate. È un po' discorso che poi dopo affronteremo per quanto riguarda l'Italia. Dai, è stata fatta un'altra scelta all'italiana. Sembra quasi il torneo dei bagni. Qua da noi, diversi anni fa, c'erano i tornei poi estivi dove facevano le squadre con le attività sospese, per cui facevano le squadre i vari bagni, andavano a accaparrarsi così. E un po' sono i tornei dei bagni, che si chiama, una roba allucinante, dai. Te Patrick, invece, tu alleni in promozione, giusto? In promozione, quindi per me la stagione si è conclusa, poi si è conclusa purtroppo in ottobre. Mi dispiace perché secondo me si sta facendo un buon lavoro. Avevamo una squadra, visto che si parlerà dei giovani, avevamo una squadra molto giovane con una media di 20-21 anni e secondo me c'erano delle buone possibilità per fare molto bene. Purtroppo non si è potuto continuare e comunque sono d'accordo con Salvatore, perché secondo me, insomma, e con te Massimo, perché comunque insomma, mi sembra più un torneo dei bar e soprattutto si è andato a disinnescare un qualcosa di negativo, perché le società hanno dovuto perdere dei propri giocatori e magari pensavano già l'anno prossimo, e magari un giocatore è andato a giocare da un'altra parte per 2 mesi, e magari dopo quel giocatore poi dopo da un'altra parte non ci vuole tornare. E quindi magari le società, quelle che non hanno aderito al campionato, se le trovano in difficoltà poi per fare la squadra l'anno successivo.
Ci sono delle rose, correggimi se sbaglio, Salvatore, ci sono delle rose da 30 giocatori, che è una cosa da fuori di ogni luogo per i dilettanti, e penso che non sia stata una scelta molto azzeccata dal mio punto di vista. In effetti è così. Allora, gli argomenti che ci siamo proposti di dibattere, di approfondire questa sera riguardano fondamentalmente proprio il calcio italiano. Chiaramente qui si parla di livelli più alti, e quindi cosa fare per ripartire. Questa slide l'avevamo già vista la volta scorsa e evidenzia, ecco, il numero di qualificazioni ai quarti di finale delle varie nazioni. Quindi la Spagna in testa con 24 qualificazioni ai quarti di finale, 5 vittorie negli ultimi 10 anni, poi l'Inghilterra, la Germania, la Francia e chiude l'Italia con 8 squadre qualificate ai quarti di finale, 5 volte è arrivata la Juventus, una volta è arrivato il Milan, una volta è arrivata la Roma, una volta è arrivata l'Atalanta. In aggiunta, io poi ho evidenziato anche quanti sono gli stranieri che partecipano e quindi che vanno a impattare nei vari campionati. Per quanto riguarda la Liga, il 39% dei giocatori sono stranieri, con un'età media di 27,8. In Premier League, che è il campionato con il maggior numero di stranieri, si arriva al 63% quasi, con un'età media più bassa rispetto alla Spagna, che è 27,2. In Bundesliga sono il 54,8, in Francia con un'età media di 25,5, che è la più bassa, molto simile all'età media per quanto riguarda la Francia, 25,6, e una percentuale però che scende rispetto alla Bundesliga di 6 punti, perché si arriva al 48,6%. In Italia abbiamo un'età media di 27,2 come quella inglese, e abbiamo 6 giocatori su 10 sono fondamentalmente stranieri in Serie A, quindi un numero piuttosto considerevole. Accanto a questa slide poi abbiamo riportato questa tabella che evidenzia, insomma, gli under 21 più in vista, e noi abbiamo tra gli altri Zaniolo, che in questo momento, per quanto riguarda, diciamo così, i dati di transfermarkt.it, dove sono stati ripresi i valori che vedete, è al 17° posto, considerando però che ha avuto un infortunio e che quindi lo ha tenuto fermo fondamentalmente per tutta la stagione. Qui ci sono Haaland, Sancho sempre del Borussia Dortmund, Ansu Fati del Barcellona, João Félix dell'Atletico, Davis del Bayern Monaco, De Ligt, Pedri, Foden, Havertz del Chelsea e il centrocampista del Rennes, Camavinga, insomma. E qual è la vostra riflessione sul momento del nostro calcio e come fare per ripartire? Quanto si investe sui giovani, quanto ci crediamo, cosa potremmo fare per migliorare, per poter tornare ad essere un po' più competitivi rispetto, ecco, a questa stagione che oggettivamente non è andata troppo bene. Andiamo a ruota libera, intanto vi apro adesso le videocamere in maniera più evidente, insomma. Chi inizia? Ma Massimo, dico è che c'è un problema di mentalità. C'è un problema di mentalità, perché io ho visto 2 partite delle 4 che si sono giocate nei quarti di finale, e secondo me quando noi vediamo una partita del calcio italiano ci sogniamo di vedere una partita con un ritmo indiavolato. Basti pensare, questo secondo me è un argomento molto interessante, io ho visto fare martedì sera da Mbappé e Neymar un qualcosa che nei nostri campionati non avvengono. Cioè, ho visto delle corse lunghe per andare a difendere nella propria metà campo, cosa che, faccio un esempio, nella Juventus Ronaldo abitualmente non fa. Ho visto comunque degli attaccanti agire sulla prima pressione, agire in un modo molto positivo. Il Liverpool comunque ieri ha dato dimostrazione, pur non passando il turno, di voler fare una partita di dominio, di voler aggredire l'avversario, di fare in modo che la prima costruzione del Real Madrid fosse poco pulita.
e tutte cose che purtroppo in Italia avvengono ancora troppo poco. Le partite dove si vede un ritmo più elevato sono quelle dove giocano Atalanta e Verona, che hanno comunque un modo di difendere particolare, questo pressing uomo su uomo, e se noi vediamo tutte le squadre che ci giocano contro fanno comunque fanno fatica a trovare delle linee di passaggio, e soprattutto Massimo l'abbiamo visto con la Juventus stessa, l'abbiamo visto anche con l'Atalanta stessa, con la Lazio. Cioè, purtroppo noi abbiamo troppe squadre che tengono un baricentro basso, questo fa sì che le partite hanno un ritmo differente, abbiamo molto più tempo per pensare a quello che dobbiamo fare, cosa che in Europa non ce lo permettono. Io penso che sia un problema di mentalità, e per poterlo risolvere serve un cambio di rotta, e serve alzare il baricentro delle squadre, serve accettare più uno contro uno sulla linea difensiva, e per poter cercare di andare a prendere il pallone in zone più alte di campo. E finché questo noi non lo facciamo, il nostro calcio sarà, secondo me, sempre indietro. Non è possibile, Massimo, e questa è una frase detta anche da Cannavaro, poi lascio la parola anche a voi, che nel nostro calcio fa la differenza dei giocatori che sono ormai a fine carriera. Cioè, Ibrahimovic, con tutto rispetto, è un grandissimo giocatore, poi non credo che in Premier League Ibrahimovic faccia la differenza come la faccia nel calcio italiano. Ecco, io credo che sia questo l'enigma da risolvere, ci vuole una mentalità diversa. Salvatore. Ma guarda, i dati che hai esposto tu sono abbastanza indicativi, nel senso che in Italia c'è il 60,6% di stranieri, ed è comunque una delle medie più alte a livello europeo, e l'età media è il 27,2, quindi combinando questi due dati, quindi età elevata e percentuale di stranieri elevata, è normale che il calcio italiano un pochino ne risenta, e quindi bisogna intervenire intanto su quello, perché questi quarti di finale ci hanno messo in evidenza tantissimi giocatori nati dopo l'anno 2000, quindi parliamo di 2000, 2001, 2002, 2003, e quindi forza e coraggio, allenatori anche abbastanza giovani, e quindi rischio ponderato da parte delle società di affidare magari delle panchine importanti anche ad allenatori che si sono distinti all'interno dei propri settori giovanili, e soprattutto calcio di dominio. Io spesso, quando guardo i giochi di posizione che faccio in allenamento, i rondo, come li vogliamo chiamare, vedo quasi che i miei giocatori fanno a gara per chi deve stare prima fuori, no? Che non vuole andare su. Quindi questo cosa mi fa capire? Mi fa capire che la fase di possesso è quella che piace di più. Quindi, a parte tutto quello che possono dire i personaggi che in Italia vogliono osteggiare il dominio del gioco, il possesso palla, per come lo vogliamo chiamare, è normale che la felicità di un giocatore qual è? Quella di avere la palla, di dominare il gioco, e quindi secondo me in Italia bisogna intraprendere una strada di dominio del gioco che porti il giocatore a esprimersi in totale libertà, in totale felicità, per poter far esaltare le proprie qualità. Quindi sicuramente meno attendismo, meno tatticismo, meno contrapposizioni tattiche, ma come abbiamo visto in tante partite di Champions, anche transizione contro transizione, quasi spesso si vede le fasi di possesso, di non possesso palla, e quindi secondo me anche lo spettacolo poi ne trae dei vantaggi, perché vedere delle partite magari come quelle viste in questi giorni, dove fino all'ultimo secondo le squadre non si sono risparmiate attacchi uno contro l'altro, è stato uno spettacolo, perché chi ha guardato la partita si è divertito. In Italia purtroppo spesso assistiamo a delle partite, partite chiuse da 0-0, 5-3-2 contro 5-3-2, ad aspettare gli spazi per ripartire, e dopo un po' secondo me ci si stanca, e poi i risultati sono un pochino questi. Quindi tutti questi dati uniti a sicuramente a un sistema un po' più proattivo di affrontare
la gestione calcio ci potrebbe sicuramente aiutare. E poi sicuramente la continuità del lavoro, come dicevamo anche l'altra volta, l'affidarsi a degli allenatori competenti che possano lavorare con tranquillità e serenità e portare avanti i propri progetti, può produrre un miglioramento del nostro calcio. Tu Alberto, invece dell'occhio dell'analista, perché hanno parlato due allenatori, adesso parliamo invece con l'occhio dell'analista, esprimiamo le... Sono d'accordo sul fatto che le gare di Champions ci hanno messo un po' davanti alla realtà e quindi abbiamo, come dire, abbiamo adesso un riferimento e sappiamo quello che dobbiamo andare a prenderci e dobbiamo fare per la strada che dobbiamo fare per arrivare a quei livelli. Dico tornare perché comunque non dimentichiamo che noi qualche anno fa abbiamo detto la nostra e quindi sicuramente possiamo tornare a farlo. È chiaro che dobbiamo, come abbiamo detto anche prima, fare un cambiamento dal punto di vista culturale, perché i giovani che si sono visti nelle gare di Champions sono dei giovani già pronti, hanno tante presenze sulle spalle, determinano, sono giocatori che hanno fatto la differenza, Foden, Vinicius ed altri, quindi c'è una differenza importante rispetto a magari alla nostra situazione, dove a volte abbiamo troppe remore magari nel buttare dentro anche dei ragazzi validi di cui magari già abbiamo individuato le caratteristiche e le qualità. Un'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che proprio anche dal punto di vista mentale queste gare mi hanno colpito, perché si è pensato a giocare a calcio, non si è pensato all'arbitro, non si è pensato a protestare, non si è pensato a discutere con gli avversari, e quindi questo, diciamo, è anche un altro aspetto che va tenuto in considerazione. Altra cosa, si sono viste squadre che avevano assenze pesanti, ma comunque sono riuscite ugualmente a fare delle partite importanti, giocatori che hanno giocato in posizioni differenti da quelle che abituali. Abbiamo visto ad esempio nel Real Madrid Vasquez, ma ci sono anche altri giocatori che hanno occupato posizioni differenti e nessuno ha creato problemi, quindi dobbiamo un po' anche scrollarci di dosso questa nostra tendenza e cercare di progredire, dai, di essere anche un po' più coraggiosi, di affrontare le gare, come abbiamo detto più volte, con un piglio diverso, e sicuramente questo poi ci porterà a fare delle cose importanti. La considerazione è questa, quindi abbiamo parlato di due cose fondamentali, una relativa insomma ai giovani che comunque si stanno affacciando e le squadre straniere non hanno problemi a buttarli dentro, in particolare il Borussia Dortmund, dove giocano molti ragazzi di giovane leva. E il secondo aspetto è legato, no, al ritmo, quindi al fatto di riuscire a alzare questi ritmi che in Italia sono particolarmente bassi. Ecco, quello che questa cosa mi fa riflettere, intanto suona il telefono, ma chiaramente adesso siamo impegnati e non rispondiamo. E quello che mi fa riflettere è legato al fatto che un'affermazione che ha fatto Conte è che gli hanno chiesto fondamentalmente poi di progredire in quello che è lo stile di gioco, e quindi uno stile di gioco un po' più offensivo. Lui ha risposto: sì, abbiamo fatto delle buone gare in Champions League andando anche a proporre calcio, poi è successo che però i risultati non arrivavano, e siccome l'Italia poi il risultato lo fa da padrone, io ho valutato che per la mia squadra era preferibile abbassarsi un attimino, più o meno questo è il concetto, e potersi coprire in maniera un pochino più efficace, tanto poi il gol prima o poi l'Inter lo riesce a fare. Quindi c'è un po' anche
questa tendenza in Italia, se vogliamo guardare solo e soltanto il risultato, a così gestire le situazioni in maniera un pochino speculativa. Tant'è che poi l'Inter fondamentalmente ormai lo scudetto lo ha acquisito, avendo poi cambiato atteggiamento. Io ricordo all'inizio anno qualche risultato, la partita con la Fiorentina per esempio che finì 4-3, insomma qualche risultato della squadra di Conte che provava a, forse è una parola sbagliata, insomma, emulare un po' il gioco dell'Atalanta e Gasperini, andando in avanti ad aggredire, lasciando dietro degli spazi, e questo fatto pagava poco, per cui alla fine Conte ha deciso, guardando il risultato, di modificare alcuni, un po' l'assetto della propria squadra. Quindi com'è possibile diciamo andare a contemplare il risultato con poi questo ritmo che manca, perché aspettando chiaramente non c'è mai, diciamo così, una ricerca poi di un ritmo alto dovuto poi ai cambiamenti di fronte che in Europa si vanno a succedere, perché una squadra perde palla, riparte, l'altra è costretta a inseguire, la recupera, ribalta il gioco, quindi i ritmi in quel caso si alzano. Abbiamo visto il Bayern Monaco che andava a prendere costantemente in avanti gli avversari, pur sapendo che il Paris Saint Germain aveva giocatori molto rapidi come Mbappé, giocatori molto bravi poi a imbeccarlo come Di Maria, come Neymar, giocatori bravi a ripulire il pallone come Paredes, insomma non si è fatta problemi, è andata a fare la partita. Come possiamo in Italia risolvere questo problema che è un po' legato a questa cultura oggettivamente incentrata sul risultato, per cui se vinci sei bravo, se non vinci sei scarso, comunque vali meno. Questo è un aspetto culturale importante che comunque condiziona, a mio avviso, gli allenatori. Non so cosa ne pensate, come sia possibile poi, ecco, sbrigare e derimere questa matassa fondamentalmente. Tu, Massimo, tra l'altro hai fatto anche un articolo su Facebook riguardante Zeman, proprio riguardante questa cosa che hai detto, e l'ha detto bene Salvatore prima. Cioè, secondo me probabilmente ci vuole un cambio di rotta anche dal punto di vista dirigenziale, oltre che degli allenatori, perché obiettivamente non è possibile. Questa è un'altra cosa che secondo me è giusto parlarne. Cioè, avere una squadra, cioè l'Inter, io credo che sicuramente è un'ottima squadra, sicuramente Conte è un ottimo allenatore, però fa anche un po' tristezza vedere che nelle ultime gare l'Inter ha raggiunto percentuali di possesso palla veramente minime. Cioè, che un Sassuolo che fa dell'organizzazione di squadra la sua forza, cioè andare a San Siro, comunque vero senza tifosi, però avere un 70% di possesso palla là si è un po' stupito, perché comunque insomma il Sassuolo è una squadra di metà classifica, un po' più su, non si può giocare un posto in Europa, però Massimo, siamo sicuri che in Inghilterra, a parte il capitolo Leicester che ha vinto la Premier League con una percentuale di possesso palla magari inferiore rispetto alle altre, noi veramente vediamo una squadra che vince il campionato con una percentuale così bassa? Questo è una cosa che fa riflettere. Siamo sicuri che questo tipo di gioco porta a migliorare i giocatori? Salvatore ha detto una cosa giusta prima: i giocatori si divertono quando hanno il pallone tra i piedi, i giocatori migliora anche quando c'è il pallone tra i piedi, magari in fase di non possesso si può migliorare dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista mentale. L'abbiamo visto, per dire, io sono di Parma e Salvatore, penso, e anche Alberto, che sono due analisti oltre che allenatori, lo possono confermare. Cioè, il Parma ha fatto due salvezze consecutive con una percentuale di possesso palla minima, nel momento in cui quest'anno ha cambiato il tecnico e poi l'ha dovuto ricambiare, quindi il Parma doveva per forza fare un risultato, ha dovuto fare un calcio che non è stata abituata a fare, che i giocatori non sono abituati a farlo, e i risultati sono che
D'Aversa, pur migliorando l'indice di pericolosità offensiva, non ha ottenuto i risultati che si doveva ottenere. Quindi io credo che Salvatore ha detto un'ottima cosa, va cambiato, sì, probabilmente gli allenatori, dare una nuova linfa, non è possibile, tu l'hai scritto più volte Massimo, Nagelsmann a 32 anni allena il Lipsia e ha già una semifinale di Champions League alle spalle. Cioè, noi in Italia cioè, il più giovane mi pare sia De Zerbe che ha 39-40 anni, e quindi in questo paese non si dà fiducia ai giovani, e quindi bisogna veramente cambiare anche qualcosa a livello di agenziale. E poi è anche una cosa assurda, cioè io non vedo l'ora di andare in pensione per andare poi a fare un po' di giri, insomma. E invece in Italia si sta attaccati come cozze allo scoglio, insomma. Adesso è venuto questo esempio. No, hai ragione, fra l'altro ti dico una cosa, poi lascio la parola a Alberto e a Salvatore. Sai che mi hanno chiamato l'altro giorno dalla Giamaica, ti giuro, c'ho il messaggio, mi dicono come si pronuncia Sassuolo in inglese, perché c'era una trasmissione in Giamaica, ho un amico là che voleva capire, che mi voleva chiedere appunto la pronuncia esatta della, mi ha scritto Sassuolo, come lo dico in inglese, per farti capire. Hanno parlato poi della partita con l'Inter, dicendo appunto che il Sassuolo, pur perdendo, ha messo sotto la squadra che sarà probabilmente campione d'Italia da un punto di vista, ecco, della predisposizione al gioco. Poi ha vinto l'Inter, quindi... Però ecco, all'estero c'è più una cultura del calcio come spettacolo e non solo come mezzo per raggiungere il fine, che è la vittoria del campionato, insomma. Quindi credo che questi aspetti vadano un pochino a doversi allineare, così come diventa importante poi far sì che i giovani trovino spazio, perché attraverso la valorizzazione dei giovani valorizzi il patrimonio della società e poi cresci e di conseguenza aumenta anche il livello. Credo sia una soddisfazione per il tifoso del Borussia Dortmund avere comunque raggiunto i quarti di finale con una squadra con così tanti ragazzi giovani di prospettiva, anche se poi hanno perso col Manchester City, insomma. Cioè, non credo sia una cosa di cui vergognarsi, anzi. No, ma infatti hai perfettamente ragione, Massimo. È chiaro che il Borussia Dortmund contro il City, a livello individuale, insomma, le forze sono un po' impari. Gli expected gold lo hanno potuto confermare, che anche comunque nella partita di ieri, nonostante il risultato a un certo punto era anche negativo per il City, però poi alla fine di solito nel calcio la maggior parte delle volte chi crea i presupposti per poter vincere la gara quasi sempre ci riesce, e questa volta c'è da dire che dopo delle annate sfortunate Guardiola è riuscito a rientrare nelle prime 4-2 Europa, e penso che per il lavoro che ha svolto fino adesso se la merita tutta. E sui giovani, Salvatore, Alberto, sulla difficoltà che abbiamo a lanciare giovani, da cosa, qual è la problematica? Perché abbiamo queste difficoltà? Non ci crediamo, non riusciamo, lavoriamo male a livello di settore giovanile? Qual è il problema? Ma per quanto riguarda i giovani, direi che Dici vuole soprattutto coraggio da parte degli allenatori e sostegno da parte delle società. Io, come dico sempre, nelle mie categorie, voglio dire che sono poi eccellenza, serie D, voglio dire, o promozione che sia, dico sempre che un giocatore non giovane, per giocare, deve essere veramente molto più forte di un giovane, perché nel momento in cui io ho più o meno la stessa prestazione tra un giovane e un vecchio, per dirla così, ho una prestazione appena superiore del vecchio rispetto al giovane, io sinceramente preferisco lavorarmi il giovane e farlo arrivare a dei livelli più alti rispetto magari a quello che a livello a cui possa arrivare un vecchio, tra virgolette, perché tanto sappiamo anche noi che il giocatore di 28-30 anni o 27 sì, è migliorabile, ma non ha una percentuale elevatissima di migliorabilità. Il giovane
invece è labile, è ancora puro, lo puoi strutturare, lo puoi allenare bene e lo puoi far crescere. Questi sono poi i problemi magari che aveva riscontrato Gasperini quando era andato all'Inter, dove non riusciva a modellare magari dei giocatori arrivati quasi a fine carriera, o magari i problemi che ha avuto Sarri alla Juventus lo scorso anno con alcuni giocatori tra virgolette da ospizio, e mentre è riuscito a lavorare bene con i vari Betancourt, i De Ligt, i Demiral, giocatori comunque, lo stesso Rabiot ha fatto una crescita importante, giocatori che comunque sono in un'età che puoi migliorare. Quindi io sono di questa opinione, quindi o il vecchio è davvero tanto determinante e forte da poter aiutare anche i giovani nella crescita, altrimenti io faccio giocare tutta la vita ai giovani, questo è fondamentale. E poi, ritornando un pochino a quello che è il calcio di possesso, di dominio, volevo raccontare un aneddoto. L'altro giorno uno di quei fenomeni da web ha fatto un articolo dicendo che il Leeds aveva vinto contro il Manchester City con il 20% di possesso palle e solo due tiri in porta. E allora lui ha messo in evidenza che le statistiche nel calcio non contano nulla. Io gli ho fatto una domanda in privato, gli ho detto: secondo te una partita che è finita con 30 tiri a 2, con l'80% contro il 20%, se tu la giochi 100 volte, quante volte vince la squadra che ha fatto l'80% di possesso palla e ha tirato 30 volte? Lui mi ha detto: ah, secondo me 75-80 volte effettivamente la potrebbe vincere. Io gli ho detto: guarda, ti sei fatto la statistica da solo, non c'è bisogno di prendere la calcolatrice, quindi vedi che hai fatto un titolo da giornalaio, ma alla fine magari hai ricevuto anche 200 mi piace e 400 commenti, ma se ti ascolta uno che un pochino ne capisce di calcio, ti ride dietro. Questo è un po' il calcio che noi dobbiamo buttare nella spazzatura. È vero. E Alberto, parlavamo di giovani, tu sei di Pescara, hai avuto la possibilità negli anni passati di avere il Pescara di Zeman con Immobile, Verratti e Insigne, quindi erano tre ragazzi, no? quando vinsero il campionato di Serie B riportando il Pescara in Serie A. Adesso non mi ricordo quanti anni sono passati, qualche anno è passato. Sì, sono passati degli anni, ma questi ragazzi poi ne hanno fatta di strada, no? Nel senso che si sono poi messi in luce in nazionale ed in club di assoluto livello. Io ho avuto sì la fortuna di poter seguire quella squadra da vicino, anche negli allenamenti spesso. E, sì, dai, è stato uno spettacolo, perché comunque c'era unione di intenti, c'era una linea chiara da parte del tecnico e c'era grandissimo entusiasmo. Poi anche Pescara è una piazza dove quando le cose vanno bene poi ti trascina, e quindi si sono create un po' tutte quelle condizioni che servono per andare avanti, per creare qualcosa di importante. È chiaro che, come dicevamo prima, nei giovani bisogna crederci e bisogna progettare, e probabilmente la svolta che dobbiamo dare è anche a livello dirigenziale, perché spesso si sente un po' di confusione anche nella linea che si vuole intraprendere, in quello che di come si vuole impostare magari un modello di gioco, e quindi di conseguenza questa poca chiarezza di idee porta anche poi problematiche magari già dall'inizio della stagione. Poi magari l'allenatore che non ha avuto risultati all'inizio viene accantonato, e non c'è poi magari più tempo per badare alla crescita dei giovani, ma bisogna assolutamente poi pensare a recuperare terreno, a fare risultati, quindi probabilmente una progettualità anche più chiara, oppure come abbiamo detto anche la volta scorsa, dare continuità ad un progetto sicuramente facilita il compito a tutti quanti. Abbiamo parlato dell'Ipsia prima, il Ipsia ha già fatto il mercato per la prossima stagione, quindi già sono pronti a fare quello che loro hanno intenzione di fare.
Per quanto riguarda, si parlava prima di Conte, del calcio dell'Inter, sì, probabilmente dal punto di vista della spettacolarità non ruba l'occhio, però c'è anche da dire che poi magari una società come l'Inter è normale che abbia come obiettivo quello di vincere, di fare risultati, quindi mi sento di dire che in quel contesto una proposta del genere ci possa anche stare. Poi magari ci sono altre realtà dove, a mio avviso, è necessario che il settore giovanile e il vivaio sia un po' il punto di riferimento per andare avanti e per cercare anche di mantenersi economicamente. Ecco, quindi abbiamo avuto tanti modelli in passato, abbiamo parlato la volta scorsa anche del modello Atalanta, quindi dobbiamo probabilmente recuperare quella linea lì, quelle idee lì e cercare di avere più coraggio, nel lanciare i giovani. Sì, è chiaro, in effetti... Scusami Massimo, prima no, parlavo di un giocatore che ha giocato fuori ruolo, era Valverde, non Vasquez, okay. La piccola correzione. No, dicevo che chiaramente l'Inter è una squadra molto ben organizzata, cioè in realtà il calcio dell'Inter è un calcio non troppo spettacolare, attendista, però l'Inter sa anche attaccare, nel senso che poi comunque conosce, diciamo così, il calcio, la squadra conosce il calcio Conte, per cui in realtà è una scelta dovuta prevalentemente allo sfruttamento anche delle caratteristiche dei giocatori e al tipo di campionato che la squadra è impegnata a portare al termine, a portare a casa, quindi questo va considerato. Ecco, poi dopo ci deve essere la critica che secondo me deve tener conto di questi aspetti, e quindi è importante il risultato, ma è importante poi dare credito e risaltare, ecco, le prestazioni di squadre che invece sviluppano un calcio magari non così redditizio ma altrettanto efficace, e poi tenendo conto anche della qualità dei giocatori a disposizione. Un altro aspetto che ci contraddistingue in Italia è la lentezza anche a livello burocratico, che impedisce alla società, in cui mi viene in mente la Fiorentina, di poter programmare, magari progettare lo stadio, il riammodernamento dello stadio, così come a Roma, per cui tutti aspetti che poi incidono anche a livello economico sulla crescita del club e che fanno da freno a situazioni che invece all'estero vengono risolte in maniera molto più rapida ed efficace. Insomma, sono tanti, secondo me, gli aspetti che poi vanno ad incidere su quella che è la possibilità di un allenatore di esprimere il calcio che magari vorrebbe poter fare. Ecco, non so se siete d'accordo. Io intanto vi apro le slide legate poi a questa seconda parte che riguarda un po', ecco, le partite che abbiamo visto e quindi i risultati che ci sono stati. La domanda è: secondo voi, delle squadre che sono approdate in finale lo hanno fatto con merito e quindi hanno appunto meritato di vincere, di estromettere in questo caso il Borussia Dortmund per quanto riguarda il Manchester City, il Liverpool per quel che concerne il Real Madrid, il Chelsea ha battuto il Porto mentre il Paris Saint-Germain ha battuto il Bayern Monaco, quindi chiaramente c'era una partita in contemporanea, era impossibile vederle tutte contemporaneamente, però qual è la vostra opinione? Sono arrivate alle semifinali le quattro squadre che meritavano di più oppure no? E quali tra queste quattro semifinaliste secondo voi ha la possibilità, anche vedendo gli incroci, di poter poi alzare la coppa, considerando che comunque Zidane e Guardiola la Champions League l'hanno già vinta, il tecnico del Real Madrid in tre occasioni, il tecnico del Manchester City in due occasioni, mentre Tuchel e Pochettino sono arrivati a un passo della vittoria. Pochettino fu sconfitto dal Liverpool di Klopp col Tottenham, mentre Tuchel ha perso lo scorso anno al cospetto del Bayern Monaco. Insomma, qual è la vostra opinione sulle quattro semifinaliste, sui risultati dei quarti e su chi può vincere poi la Coppa? Chi vuol partire, parta. Parto io. Allora,
Mi dispiace non vedere il Bayern Monaco in semifinale, sinceramente. Il sorteggio Porto-Chelsea è stato sanguinoso, perché era il quarto di finale più abbordabile in assoluto, però ci ha dato anche la possibilità di vedere una grandissima partita che è stata poi PSG-Bayern Monaco. L'avrei potuto vedere più avanti, in semifinale o in finale. Le altre hanno meritato tutte, perché il City ha meritato, il Real Madrid ha meritato contro un Liverpool che adesso non è al massimo dell'intensità. E quindi direi che nelle semifinali lo scontro, quello che sarà sicuramente più interessante, sarà Paris Saint-Germain, Manchester City. Real Madrid lo vedo favorito sul Chelsea in partenza. E per la vittoria finale, nonostante io faccia il tifo per Guardiola, perché sono un tifoso di Pep. Direi che il Paris Saint-Germain, se ci arriva con la formazione al completo, potrebbe avere raggiunto la maturità giusta per poter vincere questa competizione. E davanti adesso Mbappé è diventato un giocatore quasi immarcabile, sulla sua schiena c'è un certo Neymar, sugli esterni comunque i vari Draxler e Di Maria non sono arrivati ieri. Centrocampo importante, una buona linea difensiva. Paris Saint-Germain al momento lo vedo favorito. Il City ha un'organizzazione di gioco superiore a tutte le altre, ovviamente. Nell'occupazione degli spazi e nella fluidità di manovra non ha uguali, però riguardandola in maniera approfondita mi è mancata un pochino di profondità, sinceramente. E alla fine, come io dico anche spesso alle mie squadre, l'obiettivo è quello di difendere bene la profondità, di attaccare bene la profondità, poi l'organizzazione in mezzo al campo ovviamente farà la differenza. Il City forse ha tutto, ma nell'attacco alla profondità, al momento qualcosina in meno ce l'ha rispetto alle altre squadre. Quindi, se devo giocarmi 5 euro, al momento dico Paris Saint-Germain. Ovviamente il Real Madrid è sempre lì in agguato per far del male, anche perché alla semifinale è più abbordabile forse, e quindi niente. Però al momento direi Paris Saint-Germain. Alberto, tu chi giochi, su chi giochi 5 euro? A me sta piacendo molto il Real Madrid, perché ultimamente hanno trovato la quadratura giusta, una proposta di calcio veramente, veramente interessante. In questo momento riescono ad esprimersi al massimo delle potenzialità. Ovviamente hanno dei giocatori di assoluto livello, i Kroos, Modric e Casemiro, non hanno bisogno di presentazioni, però li vedo bene. È chiaro che parliamo anche del Paris Saint-Germain che, come detto, abbiamo detto prima, è una squadra di assoluto livello, davanti fanno male, e quindi diciamo che sono queste due, secondo me, le squadre che potrebbero ambire a vincere. Pep chiaramente non lo escludiamo, però diciamo, dai, Salvatore ha detto PSG, io dico Real, dai. E padre, che noi ci puntiamo sul Chelsea, noi. Un Chelsea non giocherei neanche un euro. Guarda, dico, cosa sarà pagata? Io dico che il Chelsea non vince. Io non credo nel Chelsea, anche se Tuchel è un tecnico che ha dimostrato, da quando è arrivato, comunque, a parte il capitombolo per 5-2 in casa col West Bromwich, e la sconfitta dell'altra sera con il Porto per 1-0, comunque ha dato una quadratura alla squadra che con Lampard si era un po' persa, nel mese di novembre, inizio dicembre. Io, guarda, sinceramente credo che la squadra che vincerà la Champions è quella che vincerà il confronto tra PSG
e Manchester City. Non me ne voglia Alberto, perché sono d'accordo con lui che Real Madrid ha fatto dei passi in avanti rispetto all'inizio stagione, che l'ha vista partire male, e poi ha dimostrato, Zidane ha dimostrato di essere comunque un allenatore intelligente, perché comunque non dimentichiamoci che il Real Madrid non ha mai giocato con tre difensori centrali, invece proprio contro l'Atalanta ha impostato la partita con la partita di ritorno con tre difensori centrali, e comunque nonostante i 30-35 minuti buoni dell'Atalanta, comunque non si può certo dire che Real Madrid non si sia contrapposta bene, anzi ha fatto un'ottima gara soprattutto a livello difensivo, e quindi la squadra ha trovato un equilibrio che prima non aveva. Io dico che alla fine comunque bisognava vedere quanto saranno forti le ripartenze di Mbappé, di Mbappé e Neymar, quanto saranno forti le marcature preventive e la copertura della profondità da parte del Manchester City, perché alla fine secondo me vedremo una partita come abbiamo visto l'altra sera tra Bayern Monaco e Paris, dove sono state due partite sensazionali con due correnti di pensiero completamente diverse. E qui viene fuori quello che abbiamo detto prima e quello che ha detto Salvatore prima sull'articolo che è venuto fuori tra la partita tra City e Leeds di Premier League della giornata scorsa. Il Bayern ha fatto 30 tiri in porta nella prima gara, cioè ha fatto 30 tiri totali contro i 4 del PSG. Il Bayern non l'ha portata a casa l'andata, cioè se andiamo a vedere le due partite, il Bayern Monaco a livello di expected goal avrebbe sicuramente meritato la qualificazione, però è chiaro che le occasioni che creano il Paris Saint-Germain sono talmente ghiotte che anche un'occasione, solo un errore, può risultare fatale, e quindi è questo, bisognerà vedere se il City riuscirà a sfruttare le occasioni che il Paris Saint-Germain sicuramente concederà e capire se le poche occasioni o le ripartenze che avrà il PSG riuscirà a contenerle. Io credo che sarà una semifinale straordinaria e credo che la vincitrice verrà fuori da quell'incontro. Io sinceramente sono dispiaciuto di non vedere la partita tra il Manchester City e il Bayern Monaco, perché sono due squadre non uguali, perché comunque diciamo che il Bayern Monaco non fa il possesso palla che fa il Manchester City, è una squadra comunque offensiva come lo è quella di Guardiola, e mi sarebbe piaciuto vedere proprio il pressing del Bayern Monaco contro il palleggio del Manchester City. Questa sarebbe stata per me la partita più interessante. Già l'anno scorso si poteva disputare, invece il Manchester City perse contro il Lione, quindi a fare la semifinale fu il Lione. Quest'anno è stato il Bayern Monaco a perdere contro il Paris Saint-Germain. Fra l'altro ho mandato un messaggio al mio amico Danny lavora al Bayern Monaco, è uno degli assistenti di Flick. Gli ho scritto, gli ho detto: ma potevi dire a Flick di mettere dentro Close, perché Close è uno degli assistenti anche lui insieme a Danny di Flick. Metti Close al posto di chi è entrato, lo spagnolo, Javi Martinez negli ultimi 10 minuti. Metti Close, la partita la vinci te, perché comunque anche in 10 minuti in area di rigore qualche pallone arrivava, e probabilmente il Bayern Monaco, che oggettivamente ha giocato una partita, una doppia sfida insomma di livello, avrebbe anche per l'impegno meritato, e mi avrebbe dato modo poi di vedere questa partita tra il Manchester City e il Bayern Monaco, che sinceramente aspettavo. È stata una partita interessante perché comunque sono due squadre che si contrappongono bene, una squadra attacca, l'altra sono molto brave a ripulire il pallone dal basso, a trovare le giocate tra le linee e poi andare in contropiede, quindi lo spettacolo era assicurato. Adesso vediamo, come ha detto Patrick, quello che succede tra il City e il Paris Saint-Germain, perché è una partita più o meno della stessa fisionomia, e mi interessa sapere da voi se appunto Guardiola, visti i problemi che avete evidenziato, che oggettivamente sono abbastanza ricorrenti, cioè la mancanza poi di una
di un po' di efficacia negli ultimi 25 metri, potrebbe ricorrere ad Agüero, che in questa stagione fondamentalmente ha avuto dei problemi, però è anche vero che è fresco e quindi comunque è un giocatore di livello internazionale, oppure rimarrà ormai sulla strada che sembra aver percorso, e quindi quella di giocare con tante mezze punte senza dar punti di riferimento al Paris Saint-Germain. Qual è la vostra idea? Agüero gioca oppure no? Non lo so, secondo me non gioca, continua sulla strada del doppio falso 9. Ho visto che comunque sta insistendo parecchio, però Guardiola da questo punto di vista poi è anche abbastanza imprevedibile, quindi non è detto che in una partita importante non si affidi a un attaccante di profondità. È imprevedibile sinceramente, però ho visto che quest'anno sta preferendo i vari Gundogan o De Bruyne o lo stesso Silva in questo ruolo di attrattore, tra virgolette, per poi liberare spazio ai compagni di avventura. E, sì, anche ieri sera è stato uno spettacolo vedere queste continue rotazioni, barra interscambi, barra occupazioni fluide, 4-3-3 completamente illeggibile. Solo di partenza ovviamente 4-3-3, perché poi per il resto in campo il City è quasi illeggibile, e quindi niente, sono curioso effettivamente di vedere che scelte faccia Guardiola. Alberto, che ne hai visto il City l'altra sera oppure no? Sì, poi ho rivisto un po' tutte le gare, okay. Quindi sì, dai, il City è stato davvero efficace con questa soluzione di non dare punti di riferimento davanti, ma di comunque interscambiarsi continuamente, di lavorare a turno tra le linee in maniera complementare tra i vari elementi, occupando sempre molto bene l'ampiezza. All'andata c'è stata questa soluzione di Cancelo, comunque, che avevamo anche sottolineato altre volte, anche con Salvatore, mi ricordo, quindi l'abbiamo rivista. Su Agüero non lo so, nel senso che non so poi quanto in questo momento sia inserito lui nel progetto della squadra. È chiaro che non escludiamo nulla, ma anch'io penso che si vada avanti con questa idea, perché effettivamente ha portato buoni frutti. Patrick, che mi dici? Poi dopo ci salutiamo, che abbiamo fatto la nostra oretta di discussione, insomma. Vabbè, avete detto tutto, sia Salvatore che Alberto. Guardiola ormai ha implementato la sua squadra con il falso 9 e credo che proseguirà in questo cammino. Penso che quest'anno ha ottenuto dei grandi risultati e non vedo perché debba cambiare. È chiaro che la presenza di un giocatore forte anche fisicamente, cosa che il City magari non ha, magari Kun Agüero dentro l'area di rigore può avere qualcosa in più rispetto agli altri, però è chiaro che con un baricentro così basso che avrà secondo me il Paris Saint-Germain, magari a partita in corso potrà magari utilizzarlo. Però Guardiola ci ha abituato ad essere un allenatore che ha le sue idee e prima di cambiarle sicuramente ci riflette molto bene. Sono d'accordo che nelle due partite col Dortmund il risultato anche magari poteva essere più largo, e nella partita contro Leeds il City non è riuscito a fare i gol che si sarebbe meritato di fare in base agli altri gol prodotti, però ripeto, credo che
Guardiola non cambierà di una virgola quello che ha implementato quest'anno. Tra l'altro la partita tra il Paris e il Manchester City è mercoledì 28 aprile, con il ritorno invece che è prestabilito martedì 4 maggio, mentre il 5 maggio ci sarà il Chelsea che guadagnerà la finale, appunto superando il Real Madrid in Inghilterra. A parte gli scherzi, vedremo. Io penso anch'io come Alberto che la squadra favorita sia però il Real Madrid, perché non lo so, però mi sento di dire che il Real Madrid sia, siccome vi siete espressi tutti, mi esprimo anch'io, così poi quando ci vediamo la prossima volta giro semifinali vediamo chi ha azzeccato oppure no. E io vi ringrazio come sempre. Qua ci sono gli allenatori, Zidane 3 vittorie, Guardiola 2, Tuchel e Pochettino, che possono ambire ad alzare il trofeo. Qua ho messo le due novità di questo mese, quindi il nuovo focus e il nuovo libro in uscita, mentre lunedì inizia la nuova edizione del corso di Team Analyst. Abbiamo un bel gruppo, per cui siamo contenti di poter iniziare. Saluti a tutti, buon fine settimana. Ciao Massimo. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao Massimo. Grazie. Ciao. Buonasera. Grazie. Ciao ragazzi.